Nella C-Trader del broker Kimura Trading è possibile configurare la piattaforma a vostro piacimento, quindi per esempio si può vedere a tutto schermo così il grafico, altrimenti si può aggiungere per esempio il Trade Watch andando sulla casella configurazione e spuntando visualizza Trade Watch in modo tale da tenere d'occhio tutte quelle operazioni che sono a mercato, tutti quelli che sono gli ordini, gli storici, le notifiche di prezzi, insomma tutte queste informazioni molto importanti. Si può addirittura aggiungere il pannello dei simboli attivi attivandolo sempre qui nella sezione configurazione, spuntando su visualizza il pannello dei simboli attivi, che comparirà ovviamente alla vostra destra. Da qui si può comprare o vendere un determinato strumento finanziario, in questo caso euro dollaro. Si possono impostare ordini limiti e ordini in stop, e ci sono moltissime informazioni. Se si scende si vede anche l'apertura dello strumento e la chiusura, poi si può scendere ulteriormente per cogliere moltissime altre informazioni, le dimensioni del lotto, le commissioni e quant'altro. Oltre a questo però si possono fare anche altre cose. Chiudiamo ora visualizza pannello dei simboli attivi e visualizza il Trade Watch, perché se clicchiamo in alto a sinistra su queste tre lineette compare la lista degli strumenti, che nella piattaforma di Kimura sono veramente molti, soprattutto se si parla di Forex. Si può selezionare la categoria Forex, poi abbiamo la categoria metalli preziosi, commodities, indici, treasury, grains, US equity, quindi azioni americane, EU equities, quindi azioni europee, ETF e persino criptovalute, e per concludere soft commodities. Come detto, se clicchiamo con il tasto sinistro qui si apre la finestra con tutti gli strumenti della categoria. Altra cosa molto interessante è che se vogliamo tenere d'occhio più strumenti in maniera molto veloce, basta cliccare qui su aggiungere un nuovo grafico. Qui possiamo aggiungere tutti i grafici che vogliamo, USD Yen piuttosto che GBP Yen, piuttosto che andiamo a vedere anche NZD USD. Poi si possono vedere questi grafici con questa modalità, e quindi passando da strumento a strumento semplicemente cliccando su quello desiderato, oppure se andiamo a cliccare questo pulsante, cioè passare in modo multichart, li possiamo anche vedere tutti insieme. Funzione molto interessante, e come sappiamo comunque la piattaforma di Kimura è molto molto flessibile.